Allora, ragazzuoli, andiamo a fare il cervo volante? Che dite? Quindi, non è troppo semplice. Allora, secondo me la differenza che c'è col piccione è che qui è richiesto più RNG, ma che per adesso soprattutto non abbiamo un PG veramente utile per fare il cervo, appunto, perché è arrivato Meliodas con il piccione, quindi diciamo che è stata un po' la chiave di volta, quello che permetteva di non subire molto danno, ma comunque di farne anche abbastanza. E qui manca quel personaggio. Io ad oggi sto usando questo team, è buono in realtà. Però si sente che Matrona comunque non è per questo contenuto, perché il cervo rimuove comunque i buff, quindi il suo scudo, tante volte, e disabilita pure il recupero. Quindi anche qui Matrona è veramente, come dire, acciaccata per questo scontro, è penalizzata per questo scontro. Però funziona, i primi due piani si riescono a fare. Adesso vediamo il primo. E farò poi un video per il secondo, voglio mantenerli separati. Allora, il team qui è presto detto il motivo: Matrona, The One, Arthur e Meliodas. Perché Arthur e non Brunilde? Ho provato entrambi, ma effettivamente Arthur aiuta nella riduzione danni con la sua passiva, per ovvi motivi. Brunilde, tenendo conto che comunque andate ad avere il disabilità recupero, ci fa anche poco. Sì che fa tanto danno, ma siamo sempre lì. Piccolo consiglio: se avete le ulti alte di The One, è veramente easy. Io ce l'ho al 3. Un po' di fatica la faccio effettivamente, soprattutto nei piani più avanzati. Il terzo non l'ho ancora provato. Comunque, bando alle ciance. Tarmiel sotto Arthur perché prenderà più danni solitamente. Occhio al piccione. Al piccione, vabbè. Al cervo perché appunto vi sfonda in alcuni momenti. Artefatti, riduzione danno. L'ho fatto anche in altre run con l'aumento dell'attacco single target. Il primo set di Ragnarok praticamente. Comunque vi consiglio questo, più le due carte più alte che avete generiche, quindi King e Escanor, perché danno abbastanza stat in tutto. Ok, altra cosina per le passive. Allora, abbiamo, come sapete, in questi contenuti tutte le passive differenti a ogni fase. E ok, primo piano, le migliori passive sono questa. È veramente top perché aumenta del 100% le stat di base dell'eroe quando un nemico usa un'abilità rango aumentato, quindi lo skill up praticamente. È ottima perché non si va a proccare, quindi ok. Buona anche questa, riempie la barra mossa finale dell'eroe di due sfere all'inizio della battaglia, ci sta. Riduce del 30, questa no, no, resettate. Se volete fare solo il primo piano ci può anche stare, ma altrimenti resettate. E questa dopo il critico riduce la difesa, quindi potreste rischiare di prendere parecchio danno. Non è proprio il top. Fase 2 prende questa di fisso, quindi ottimo. E fase 3 stessa questione. Queste vanno bene, questa un po' meno. Questa un po' meno, ok? E nada, questo è. Ok, allora, a parte che è molto figo il cervo, molto molto carino, mi piace come estetica. Per il resto, qui si tratta di tante volte caricarsi la ulti di The One, spararla e via, semplicemente. Però è anche vero che bisogna gestirsi le carte, perché? Perché in fase 2 e 4 questo boss ha una gimmick dove bisogna fare a giro gli attacchi dei PG rossi, blu e verdi. È l'unica gimmick che ha. Quindi andiamo a fare.
Fase 1, buttiamo le carte che tra virgolette non ci servono, iniziamo a staccare la passiva di Meliodas, quindi due single target, teniamoci le carte una per colore, perché appunto servono per fare il giro. Praticamente in seconda e quarta fase cosa succede? Se voi attaccate con un PG, lui diventa del colore a vantaggio di quel PG. Ok, quindi se voi attaccate col, per dire, blu, lui diventa verde. Quindi dovrete attaccare col rosso. Guardate la parte in alto a destra e andate in senso anti-orario. Quindi attaccate prima col blu, poi col rosso, poi col verde. Se attaccate prima col verde, poi fate col blu, col rosso, eccetera. Capito? Ora, qui stessa cosa, vediamo di tenere qualche carta, ma nel contempo di rushare sia la ulti e i The One, chiaramente. E andare con l'attacco di Mel. Perché si usa anche Meliodas, oltre che comunque alla riduzione danni che ci fa assai, si usa perché lui non fa iniziare la gimmick del cervo. Mi spiego, come vi ho detto, se attaccate con un attributo che sia rosso, verde o blu, dovete poi contrastare con l'attributo avvantaggiato successivo, no? Meliodas, se lo usate subito, non fa entrare, non fa iniziare questa gimmick, non fa iniziare questo loop. Quindi, teoricamente, cioè, proprio effettivamente, si andrà a fare una roba del tipo attacco con Meliodas in seconda fase, inizio seconda fase, e successivamente un giro e ulti con The One, o subito ulti con The One, qui possiamo tranquillamente farlo. E niente, quello è, ragazzi. Per il primo piano non è troppo complicato. Infatti, come vedete, qui ho fatto ulti di Mel, i due attacchi di Mel. In realtà potevo fare l'inverso, potenziavo un po' la ultima, poco importa. E poi ho usato subito la ulti di The One, che, ripeto, averla alta sarebbe stato anche meglio. Come vedete, sulla sua testa è apparso un altro, un pallino, che è quello dell'attributo, e ci dice che il prossimo con cui dobbiamo attaccarlo sarà il rosso. Per non confondervi, come vi ho detto, guardate lo schemino in alto a destra. Fate attributo rosso, quello verde e blu. Semplicemente, veramente, non fate confusione. E questo è, diciamo, per la seconda fase. La prima e la terza sono fasi di transizione, perché comunque vi permettono di girare carte, di prepararvi per le fasi effettivamente importanti. Occhio, perché fa veramente comunque male, eh? Fa assai male il cervo, quindi state attenti. Ha disabilità ulti, tra l'altro, quindi fatele subito le ulti quando entrate, perché poi in seconda fase, perché poi non potete più usarle, quindi mi raccomando. E qui si tratta praticamente solo di aspettare la carta giusta. Non so se lo uccido qui, forse. Ho usato Meliodas perché a fine fase avevo sperato di ucciderlo, ma no. Ecco. Buono, meglio, almeno vi spiego. Se usate una carta che esce dal loop del cervo, quindi se dovreste usare una carta verde, un PG verde, ma ne usate uno rosso, vi sigilla l'attacco. Quindi fate attenzione, ragazzi. Siete completamente bloccati, dovete aspettare che finisca il debuff. È stato un buon momento per farvelo vedere in realtà. E sì, fate attenzione, solo per quello. Poi, chiaro, se avete il 3 stelle di Matrona come me in questo caso, ok, va bene uguale, però sappiate che funziona così. Qui ho detto, vabbè, buttiamo due carte per sicurezza, ma sapevo già di shottarlo con The One, quindi non è un problema. Allora, terza fase, e occhio alle passive, tra l'altro, ragazzi. Terza fase,
è appunto quella che vi dicevo di transizione. Potete usare le ulti, ma non andateci troppo pesanti, nel senso che dovete poi avere di nuovo la ulti di The One per l'ultima fase. E una carta di The One possibilmente comunque, quindi occhio. Altra cosina, lui farà la ulti è forte, single target. È capitato più volte, soprattutto nel secondo piano in realtà, terza fase, che mi shottasse Arthur. È capitato più e più e più volte. Quindi se potete, comunque rushate. Tenetevi sempre a portata la ulti di Matrona per togliere i Gouge. Non è mai male. Poi chiaro, qui cade anche abbastanza semplicemente il cervo, quindi non ci mettete molto, però sappiate che può tornare utile avere la ulti di Matrona. Ok, qui ci andrà a fare attacchi AOE, eccetera, eccetera. Fa veramente la differenza la passiva di Mel più quella di Arthur, quindi ottimo. E qui andiamo non a finire perché è ancora abbastanza tostarello, ho recuperato un po' di vita. E può essere lungo lo scontro, però non perdete troppa vita, diciamo. Potete permettervi in realtà di stallare un pochino. Non troppo, un pochino. Quarta fase, come vi dicevo, ha la vita aumentata, quindi sarà un po' tosto tirarlo giù. Come vedete non ha ancora iniziato ciclo, quindi potete ultare. E successivamente, chiaramente, ricordatevi che dovete continuarlo il ciclo. Tutto qui. Però dovreste riuscire, soprattutto con Escanor 6-6, il mio 3-6, quindi voglio dire, dovreste riuscire a seccarlo. E tutto qui in realtà per il primo piano, ragazzi. Non è troppo complesso, ma può diventare veramente frustrante. Perché la run può uscire, ma può anche non uscire. Quindi sì, purtroppo quando c'è di mezzo l'RNG funziona così. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate, ditemi come trovate questo scontro, se riuscite a farlo e il vostro parere, semplicemente. Dai, mi raccomando, iscrivetevi, lasciate un bel mi piace, eccetera, eccetera. Ciao belli.